benvenuti a un nuovo video. Eccoci qua a un unbox, un unbox, no, ok, non riesco a parlare, a un unboxing di Assassin's Creed, la Collector Edition in versione Joy or Die. Allora, questa qua è la Collector comprata da Open Games in offerta, in un prezzo abbastanza irrisorio per i suoi contenuti. L'ho pagata 25 euro, usata ovviamente, e basta. Cioè, ho preferito comprare questa collector qua perché ne possiedo poche, perché oltre ai contenuti molto belli abbiamo anche, a parte che il gioco che è fantastico perché tutta la saga dal primo Assassin's Creed con Altair fino a Assassin's Creed 2, al Brotherhood ed l'altro che è il Assassin's Creed Revelation. Adesso mancava questo qua per completare la saga. Dopo ci sarà il 4 con il Black Flag. Procediamo con l'unboxing. Scusate se vedete un po' scuro, ma sono l'una di notte. Sono appena tornato, quindi ho approfittato. Allora, qua abbiamo il medaglione di Connor, come potete vedere, con ottimi materiali. Adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Pesa 700 kg questo medaglione qua. Guardate i dettagli, se lo mette a fuoco il mio telefono, guardate, proprio bellissimo, con la scritta Animus, è il simbolo della confraternita degli assassini, con la scritta Join or Die della Collector. Dopo andiamo a vedere cosa contiene, ovviamente il gioco, andando a vendersi separatamente, che questo qua distingue il gioco dalla versione normale alla Collector. Scusate, allora, come possiamo vedere qua dietro abbiamo, scusate il flash, completamente in italiano, c'è il testo e l'audio masterizzato abbastanza bene. Qua possiamo vedere tre immagini che rappresentano il gioco. Infatti possiamo vedere che abbiamo le città completamente esplorabili, e ci sono molti più punti in cui arrampicarsi che sugli altri Assassin's Creed. Possiamo come posso dire, visitare foreste, e possiamo anche imbatterci con, oltre ai nemici umani e ai soldati, con veri e propri animali. E poi possiamo, inedito da questo gioco, possiamo guidare delle navi e combattere in acqua con combattimenti navali. Qua possiamo vedere il contenuto bonus della edizione. Abbiamo, vabbè, il gioco completo più una missione aggiuntiva del gioco. Vediamo il gioco qua. Il gioco non c'è perché è dentro la mia PlayStation. Qua abbiamo Uplay Passport, che anche se vi faccio vedere il codice potete inserirlo, tanto non funziona, perché non funziona neanche a me perché l'ho comprato usato. Abbiamo un personaggio bonus, no, cos'è? Abbiamo la missione aggiuntiva che ci dà la Collector, e poi il libretto di 4 pagine bianco e nero. E questo qua è il gioco, cioè la confezione di gioco in standard. Però se si comprava la Freedom Edition, che non c'era perché andavo in cerca più di quella, io più che altro per la statuetta di Connor, ci sarebbe stata anche la Steelbox, scusate. E qua, come altro contenuto speciale, abbiamo il diario di George Washington. Come potete vedere, sembra proprio con questo effetto rovinato, sembra pelle praticamente. Qua potete vedere alcune immagini scritte completamente in italiano. Scusate, scritto completamente in italiano. Proprio bellissimo, immagini fatte molto bene. Guardate, c'è anche nel dettaglio, proprio fatte veramente bene. Qua dietro
come vedete sembra è fatto per in simil pelle rovinata consumata nel tempo e basta. Allora, in conclusione, considerazioni di questa collector: per il prezzo attuale si può dire che li merita tutti, cioè 25 euro li merita veramente tutti, perché è un gran bel gioco e offre tanti contenuti. E basta, adesso ditemi cosa ne pensate voi di questo gioco, scrivendomi un commentino qua sotto, e scusate se la qualità sarà quella che è, però sono col telefono. E basta, dopo ditemi se ci sono altre offerte da Open Games, perché adesso visito più Open Games perché sono in giro per la zona di questa catena, insomma, e GameStop lo visiterò verso ottobre, novembre, quando uscirà la PlayStation 4 che ho prenotato con Watch Dogs in Dead Sack Edition. E basta, da questo video unboxing barra offerta da coso, da Open Games è tutto. Ci vediamo al prossimo video, che non so di cosa tratterà, da un po' essere un gameplay o un altro unboxing, o addirittura l'unboxing della PlayStation 4 con gioco annesso. Quindi, signore, arrivederci al prossimo video, bella.